oltre i nostri cinque sensi. Sapete, vero, che noi abbiamo i cinque sensi, però non ci sono soltanto le percezioni sensoriali, ci sono anche le percezioni extrasensoriali. Il fatto è che io questa mattina, non so quando lo carico questo video, diciamo che il mattino del Santo Natale, ero come al solito al Bar Malù della Garbatella in Roma. E lì ho visto di nuovo il mio amico d'infanzia, Umberto Di Grazia, che si è sempre interessato, è un mio coetaneo, e che si è sempre interessato di percezioni extrasensoriali. E abbiamo parlato, abbiamo fatto quella che a Roma si chiama una rimpatriata, e gli ho dato questa cartolina, gli ho dato questa cartolina. Io ho detto: vedi Umberto, io ho quasi 80 anni e ancora lavoro. Allora, Umberto Di Grazia, che per tutta la vita si è sempre interessato di questioni extrasensoriali e di tante altre cose, e mi ha inviato un suo articolo relativo alle nostre percezioni extrasensoriali, alla nostra extrasensorialità. E io questo articolo che mi ha inviato Umberto Di Grazia ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Beh, sì, esiste una dimensione poco conosciuta del nostro conoscere gli altri e il mondo, è la capacità che noi abbiamo di conoscere gli altri oltre i nostri cinque sensi, in una maniera extrasensoriale. Allora, ritorno alla mia età giovanile universitaria, quando studiai il grande filosofo Henri Bergson, coetaneo di Albert Einstein, leggevo le sue opere, tra cui l'opera celeberrima Le due sorgenti della morale e della religione. Sì, proprio in quest'opera, Le due sorgenti della morale e della religione, Henri Bergson spiegava che l'umanità si è orientata in maniera di conoscere la realtà e il mondo e in una maniera piuttosto ristretta, in una maniera logico-matematica aristotelica. Orientandosi in questa direzione, l'umanità ha perso quelle capacità che l'umanità aveva alle origini, cioè la capacità di conoscere la realtà, gli altri e se stessi in maniera extrasensoriale. Cioè, in pratica, per costruire l'apparato scientifico, noi abbiamo perso una parte di noi stessi. Cari amici, io l'articolo di Umberto Di Grazia ve lo lascio come link nel riassunto di questo video, in maniera che voi lo possiate leggere tranquillamente e liberamente commentare. E vi ricordo che io all'amico Umberto Di Grazia ho fatto dono di questa cartolina, dove è rappresentata la copertina della mia opera La stirpe del serpente, che ora la troviamo nelle librerie terrestri e in quelle celesti, ovvero online. Ecco qua la migliore strenna natalizia o di Capodanno. Ok, cari amici, a tutti tanti cari amici.